Vorrei iniziare a leggere con voi il Nuovo Testamento, la Bibbia, cominciando dal primo degli Evangeli che risultano nell'elenco, anche se quello di Matteo non è stato il primo. Leggiamolo assieme e poi lo commentiamo. Matteo 1. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson. Nasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Iconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14. Dalla deportazione di Babilonia a Cristo è infine di 14. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripiudarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù.
Ecco, il Vangelo di Matteo comincia così, con questa sequela di tre gruppi di 14. Tre gruppi di 14 sono 3 per 4, 12. 3 per 1, 3 e 1, 4, 42. 42 sono a partire da Abramo. Se togliamo Abramo, Isacco, Giacobbe e ne togliamo 3, arriviamo a 42-3, 39. Poiché questo comprende il primo e l'ultimo, dal quarto di questa sequela, ossia dal figlio di Giacobbe, da Giuda, a Gesù, ci sono 38 generazioni. Quando noi leggiamo la Sacra Bibbia in Genesi 38, troviamo descritta l'avventura umana di Giuda, quarto figlio di Giacobbe Israele, il quale partorisce due gemelli. Uno dei due, il primo che nasce per intero, sarà il figlio di Gesù, sarà l'antenato di Gesù. Il secondo che nasce e che si chiama Zara o Zerak per alcuni, qua dipende da come è tradotto. Zara è chi aveva tirato fuori del grembo materno per prima una mano che era stata decretata la mano del primo, ma poi quella mano era rientrata nel grembo materno ed era uscito per primo l'antenato di Gesù. È eccezionale questo che accade in Genesi 38, perché la Genesi 38esima è quella di Gesù. Di conseguenza, indica proprio la Genesi che arriva a partire dal padre vero, Giuda, che sostituisce i due figli suoi morti nel tentativo di dare un erede. Il padre vero sostituisce i due figli morti nella creazione di due gemelli. I gemelli, sapete bene, sono nello stesso DNA, nello stesso programma, per cui se uno dei due è l'antenato del figlio, l'altro è l'antenato del padre. Questo è un oracolo a cui si è proiettati immediatamente appena inizia il Vangelo di Matteo, perché comincia questa sua genealogia che porta tre gruppi di 14, a cominciare da Abramo, e che risale al padre vero Giuda come alla 38esima generazione da Gesù.
È un Vangelo che non comincia con altro. Quindi entra nel vivo del discorso della fede senza alcuna spiegazione data in premessa. Matteo non racconta che sta dicendo il vero. Risulta intuitivo che non può raccontare delle cose false, ma intanto manca la premessa dell'intento specifico con il quale ha scritto il suo Vangelo. Luca, per esempio, comincia il suo Vangelo in un modo decisamente diverso. E io direi che è proprio il caso di andarlo a leggere, perché questo Vangelo di Luca è, in relazione alla nascita di Gesù, discorde. Vediamo quindi, proprio perché è coinvolto, l'inizio del Vangelo di Luca. Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Ecco, c'è la spiegazione data a questo illustre Teofilo che non esiste tra costoro, perché non è stato tramandata la memoria di alcun Teofilo, però immediatamente Luca si rivolge a un Teofilo che, tradotto in italiano, poiché Teo indica Dio e Filo indica io amo, diventa io amo Dio, Dio amo Teofilo. E a questo punto chi vi parla si sente molto coinvolto, chiamandosi Amodeo, ed essendo chi sta rilevando queste cose, cioè il diverso atteggiamento che ha la parola di Luca rispetto a quella della parola di Matteo. Luca chiaramente precisa che è lo storico. Così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto. Vedete, lo storico racconterà in un modo diverso questo che è l'inizio della vita di Gesù. Proviamo a leggere quindi il testo del Vangelo di Luca, come segue. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori
nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto a cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini». Nel 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. E questo è il 6° mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella città, nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Per Elisabetta, intanto, si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva saltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro: «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. «Davvero la mano del Signore stava su di lui». Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre dell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. E così finisce il primo capitolo del racconto fatto da San Luca. A voi può sembrare che San Luca ha cominciato la questione un po' più da lontano, ma non è così, perché la questione che attraverso tutti questi oracoli che sono fatti, l'ultimo, questo di Zaccaria, che è citato per esempio nelle lodi, il canto che si ripete sempre nelle lodi è il cantico di Zaccaria, è questo che dice: per cui verrà un sole dall'alto, verrà a visitarci un sole dall'alto. Ecco, è la premessa dell'arrivo di un sole dall'alto. Questo sole non solo è Gesù, ma questo sole si identifica con il Gesù tornato in un soggetto che si chiamerà Ra, romano Modeo, Amun Ra, proprio come quel dio del sole dell'Egitto che dall'Egitto si trasferisce a Felitto e nasce come quel sole che viene dall'alto. Vedete bene che qui, infatti, sia da parte della Madonna, sia da parte di Zaccaria, si configura un successo che Gesù ha idealizzato, ma che ancora non si è compiuto a tutt'oggi, giorno di calendario, se non si prende in seria considerazione solo quello che Dio sta annunciando attraverso di me, Ra, questo sole che scende dall'alto. Perché quando si libera veramente dalle mani dei nemici tutti quanti, se voi ci pensate bene, l'uomo ancora non si è liberato dalle mani dei nemici. Vedete un mondo ancora oggi pieno di nemici che uccidono, aggrediscono, rendono questo mondo così infame. Tutto ciò ancora non è avvenuto se non si considera quello che Dio sta dicendo attraverso quel finale sole che veniva dall'alto. Quel finale sole che veniva dall'alto è venuto la prima volta dopo che Gesù è asceso al cielo alla presenza di un nemico di Dio, di un persecutore di Gesù che si stava recando a imprigionare i cristiani. Si trattava di Saulo, che vissuto ai tempi di Gesù non era stato ancora conquistato da Gesù, ha sperimentato l'avversione a Gesù, ma il 25 gennaio del 38, secondo la Chiesa che ha collocato in quel giorno la sua conversione, il 25 gennaio dell'anno 38, anche se c'è qualche incertezza nell'anno preciso dopo Cristo,
ma io sostengo che il 38, gli apparve questo sole dall'alto che lo abbacinò. Lui e il cavallo, cadde da cavallo e udì una voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Fu la conversione del massimo nemico nel massimo amico che avrà il cristianesimo. In me è accaduta la stessa cosa. Io sono nato nello stesso giorno, nel XX secolo, a partire dall'anno zero, perché si è realizzato nel secolo XIX, che, comprendendo il secolo zero e il secolo XIX, fa del XIX secolo il XX. Per cui nel XX secolo, dopo questo venire del sole a illuminare, si è ripetuta la stessa cosa, con il risultato che chi è venuto al mondo e che vi sta parlando ora vi dice: io non sono nessuno, io sono solo una voce che viene dall'alto a illuminare, e questa è la luce che libera tutto e tutti dai nemici, veramente, anche se vedete che accade il contrario. Infatti voi state vedendo che accade ancora, che nessuno è liberato, tutti vanno a finire male, qualcuno riesce a evitarlo, ma poi alla fine vanno a finire tutti addirittura male, perché tutti a un certo punto muoiono addirittura. La nostra vita è a consumo, si consuma, si logora come qualsiasi indumento, come qualsiasi veste. Ma vedete, Gesù aveva detto: farò nuove tutte le cose. E in che modo? Quando le fa veramente nuove? Quando le sovverte. Se voi, invece di immaginare la dinamica che vedete, immaginate la dinamica al contrario, ossia che tutto quello che è fatto sia disfatto, ossia ritorni nella sua condizione precedente in cui non era ancora fatto, ecco che allora, se nel senso del farsi vedete tutto il soppruso in questo mondo, nel senso del disfarsi Dio ve lo toglie tutto quanto. Ed ecco come la verità in me scende dall'alto in questo sole Ra Amon, che da Felitto, essendosi spostato lì dall'Egitto e avanzato nel tempo, nel suo tempo, arriva a dirvi questo. Il terzo principio della dinamica, azione e reazione, spiega ogni dinamica, dicendo che ogni dinamica è sempre la concomitanza di due dinamiche opposte, uguali e contrarie. Una è chiamata azione, l'altra è chiamata reazione. Qual è l'azione tra questa e questa? Potrebbero essere e sono l'una azione dell'altra e viceversa. Ma vedete, le cose non sono così, perché essendo inverse tra di loro, se noi vogliamo metterle in un modo relativo che è inverso, dobbiamo chiamare una, questa per esempio, più uno, quest'altra allora è meno uno. Se sono concomitanti e operano insieme, si mescolano, si moltiplicano, componendosi l'una con l'altra. E la combinazione matematica del più uno con il meno uno è
sempre meno uno. Comunque noi chiamiamo l'azione o la reazione più uno o meno uno, il risultato è sempre quel meno uno che fa della componente un atto devolutivo. Questa spiegazione che la luce che viene dall'alto vi sta dando vi dimostra che l'azione in atto, l'interazione in atto tra azione e reazione sta riportando all'origine ogni gesto benefico o malefico che voi state invece vedendo ancora nel segno e nel senso maligno di una cosa che non è vista direttamente nel suo primo esistere, ma in quello secondario, in quello relativo, in quello che è uguale, ma contrario. Di conseguenza, in base all'azione negativa di Dio che sta cancellando ogni cosa, voi state vedendo l'azione che la realizza, ma questa azione che la realizza è un'azione uguale e contraria alla verità. Per cui quello che sta scritto nel Vangelo, nella prima pagina di Luca, che è rivolto a un certo Amodeo, nel linguaggio di allora si chiamava Teofilo, sta ponendo in luce questo Amon Ra, che come Dio del Sole è la stessa cosa di Gesù nella sua parusia, perché è la verità che ritorna, quella di Gesù che ritorna in un fantoccio, in un personaggio che in se stesso non ha alcun valore. Serve soltanto da tramite umano per trasferire agli uomini un contenuto di salvezza divina. E questa salvezza, che testimoniata dallo storico Luca, è proprio quella che comprende non solo l'esperienza di Gesù che aveva aperto il cammino, ma quella di quel sole che viene dall'alto, e il Dio del Sole si chiama Ra, e il Dio del Sole si chiamava Amon Ra, e io mi chiamo Amodeo Romano, e io non esisto, perché, e qui ritorniamo un momentino a quel Vangelo che, con cui abbiamo cominciato, ossia quello di Matteo, egli ripropone la stessa cosa, perché mentre il Vangelo di Luca ha descritto il compimento di tutto, il Vangelo di Matteo, che è il primo, si rifà proprio a Genesi 38, in cui la 38esima generazione dal padre vero Giuda è Gesù. Ma in quel testo, che non è detto chiaramente, ma a cui chiaramente c'è l'allusione e il riferimento, perché sono citati tutti i nomi di padre in figlio, da Abramo fino a Gesù, e facendo il calcolo di generazione in generazione, partendo da Giuda, si arriva alla genesi di Gesù nel numero della generazione 38esima. Quindi Genesi 38 è sottinteso nel Vangelo, e quindi anche quel inizio così a bruciapelo, senza spiegazioni, fatto da Matteo è molto significativo e arriva a descrivere questo, che vedete bene non ha cominciato da Gesù, ha cominciato prima, descrivendo
chi è venuto prima di Gesù, descrivendo quello che è accaduto a Maria, ma attraverso proprio quelle parole dette da Zaccaria, fanno uno squarcio totale di tutto l'evento che riguarda Gesù Cristo, perché vanno a dichiarare non solo il personaggio di Zaccaria, ma anche Maria, perché anche Maria, nel suo atto di ammirazione e di ringraziamento per quanto Dio aveva fatto per lei, sta citando cose che, se vogliamo guardarle con verità e non con un simbolismo astratto, non sono ancora accadute. Perché cosa dice Maria? Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, è santo il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, è vero. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, non è vero. Non li ha dispersi, ci sono ancora adesso, il mondo ne è pieno. Ha rovesciato i potenti dei troni, non è vero, ci sono ancora adesso. Ha innalzato gli umili. Certo, questo l'ha fatto Gesù quando ha detto agli umili: siete beati. E quindi Gesù ha innalzato gli umili, perché li ha innalzati con qualcosa che si riferisce al sentimento di se stessi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Vedete, anche Maria sta prefigurando un evento trascendente lo stesso Gesù. Un evento conclusivo di quel qualcosa che io vi ho fatto capire, che sovverte i potenti, sovverte e manda a mani vuote tutti i ricchi, solo quando una forza divina ha il potere di sovvertire tutto l'ordine delle cose che accadono. Ma non occorre una forza divina per farlo, occorre lo Spirito Santo per capirlo. Perché quando io vi dimostro con la verità dello Spirito Santo che noi vediamo l'azione, perché sta accadendo il contrario, ossia quello che è uguale e contrario nella dinamica, e quindi vediamo un'azione malefica, perché è la reazione a un'azione benefica, io con la verità sovverto il mondo, sembro dotato di una potenza infinita, sovverto e elimino il male ancora di più di quanto farà Gesù nella sua vita, perché Gesù perdonerà i peccati. Quello che vi sto dicendo io li cancella, perché quando una verità è quella che retrocede tutto al prima che accada e avanza in questo verso, arriva a un punto in cui sovverte e fa arretrare anche la ribellione di Lucifero, che era divenuto Satana in questo verso della vita, e riporta Satana a essere nuovamente nel prima della sua ribellione, e si ritorna all'unico
vero dominatore di tutto, il solo Dio, e non di quel condominio tra Dio e il diavolo, nel quale Dio premi i giusti e consegni al diavolo perché cucini a dovere in eterno tutti i cattivi in un eterno inferno che, se esistesse così, avrebbe a capo sempre un Satana, che è il contraltare di Dio, e noi avremmo ancora due poteri eterni, uno di Dio e uno del nemico di Dio. Uno tiene i buoni e l'altro tiene i cattivi. E dov'è il dominio unico di un solo Dio? Ecco, la verità e la potenza dello Spirito Santo, della verità che sta consegnandovi a voi, è tale che sovverte e converte lo stesso Satana, lo annulla, lo fa sparire, lo fa regredire al prima della sua ribellione. Vedete, questa è la vera vittoria di Dio. Da chi vi sta venendo? Avete forse al mondo un altro che ve la dica? Pensateci bene, fate bene tutte le ricerche che volete in questo nostro mondo. Provate a vedere se esiste o sia esistito solo un altro che abbia detto che Dio ha il potere e lo conduce di riportare tutto all'origine. Perché se le varie religioni lo affermassero, chiaramente sparisce il castigo eterno, perché è recuperata totalmente l'innocenza del momento della nascita. Tutti quando nascono sono innocenti, e se la nascita diventa il punto finale della vita, ogni cattivo, esecrabile nella visione, dalla bontà e dal potere di Dio è ricondotto alla sua innocenza. E se una grande quantità di fedeli sembrano scontenti, come se non ci fosse giustizia in questo Dio che cancella tutto il peccato, allora io dico a queste brave persone la stessa cosa che disse Gesù quando, alla fine della parabola degli operatori, cui aveva promesso un compenso al mattino, ma aveva dato lo stesso compenso a quelli che avevano lavorato solo un attimo alla fine, disse a quelli che al mattino si lamentavano, dicendo: e perché abbiamo lo stesso compenso? Noi abbiamo lavorato un giorno intero, quello lì ha lavorato quasi nulla. E Gesù gli disse: ma amico, hai avuto quello che ti ho promesso? E allora, perché tu mi impedisci, mi vuoi impedire di essere buono? Io dico a tutti gli assetati di giustizia che, sentendosi giusti, più giusti di un Hitler, che ha portato a morire una quantità enorme di persone, cercando addirittura di estinguere la stirpe ebraica, e che quindi sono assetati del bisogno sovrumano che Hitler sia punito, perché altrimenti non ci sarebbe giustizia. E invece l'anima di Hitler avrà lo stesso compenso, ossia tutto il disegno da gestire. E chi si lamenta
io dico, amico, perché vorresti impedire a Dio di essere buono? Così disse Gesù, ma io vi dico di più, vi dico, chi non lavora in questo verso della vita, lavora nell'altro. Ogni uomo farà il 100% della sua opera. Chi ha lavorato il 100% in questo verso riposa nell'altro. Chi ha lavorato un solo minuto in questo verso sarà costretto dalla conversione autoritaria di Dio a lavorare per tutto il giorno. Di conseguenza, Dio non solo è buono, ma è buono essendo giusto, perché ogni uomo in questa visione vai e vieni della vita cui io vi sto aprendo porta a coincidere l'amore con la giustizia. E io direi che l'esame della prima parte del Vangelo di Matteo, che poi ci ha costretti per comprendere a osservare quello di Luca, possa terminare. Buongiorno a tutti.